Adesso la Virtus Francavilla vince e si diverte. I ragazzi di Mister Trocini ora fanno davvero sul serio, 28 punti in classifica in piena zona playoff. Domenica arriva la Juve stabile al Giovanni Paolo II, appaiata nelle stesse zone di graduatoria dei biancazzurri, con appena un punto in meno rispetto agli imperiali. Sarà un vero e proprio big match, ma anche una prova di maturità, l'ennesima, di una squadra che giornata dopo giornata sta raccogliendo i frutti di un campionato giocato sempre con tanta attenzione. Una vittoria domenica contro le Vespe vorrebbe dire andare a quota 31 e seppur non si agguanterebbero squadre come Catanzaro, Foggia o Teramo, in ogni caso ci si staccherebbe un po' da Palermo, Turris, Casertana e la stessa Juve Stabia. Tante, tantissime squadre in davvero pochi punti. Un solo risultato potrebbe completamente stravolgere una classifica davvero molto corta, specialmente nella zona calda. Quel che è certo però è che i biancazzurri riescono ad esprimere sempre un ottimo gioco e, dati alla mano, negli ultimi mesi i risultati stanno anche ripagando gli sforzi della truppa di Mister Trocini. In 7 giorni la Virtus Francavilla si trova a passare da un crocevia fondamentale della stagione: Juve Stabia prima e Catania poi. Due partite difficili ma importanti per capire davvero questa squadra dove potrà arrivare a fine stagione.